Una cautela per limitare il rischio sanitario e per non aggravare ulteriormente la viabilità dell'area metropolitana. Alla vigilia della ripartenza delle elezioni, la prefetta di Bari, Antonella Bellomo, spiega la scelta contestata da tutto il mondo della scuola di mantenere almeno per il momento i doppi turni d'ingresso nelle superiori della provincia. Siamo in emergenza sanitaria fino al 31 dicembre, bene ricordarlo, dice Bellomo, e in un'area complessa che conta più di 1 milione di abitanti dobbiamo procedere per gradi. Meglio essere prudenti all'inizio e prevedere aggiustamenti più in là e non viceversa partire col turno unico e favorire un'impennata di contagi. Con i doppi turni, aggiunge, limitiamo gli assembramenti sui mezzi e davanti agli istituti. Sul piano trasporti elaborato con la regione, la prefetta conclude. Le risorse in più sono state stanziate, le corse aggiuntive dei bus ci saranno e copriranno i secondi turni d'ingresso. A eccezione del caso della provincia di Bari, l'unica con i doppi turni d'ingresso in tutta la regione, non si registrano al momento altre criticità, assicurano dall'ufficio scolastico regionale. Isolati i casi di docenti e altro personale scolastico privi di Green Pass. Per la sostituzione degli insegnanti non in regola si procederà con contratti a termine di 10 giorni a supplenti chiamati dalle graduatorie di istituto.